il nostro Marcello De Vito. Vieni, vieni Marcello, una capota, vieni qua così. Eccolo, eccolo, il nostro sindaco, credo. Grande Marcello. Marcello, ti vorrei fare una domanda, perché girano strane voci, ma è vero che tu la mattina c'è un autista che ti accompagna in Campidoglio? Sì, come no, tutti e quattro abbiamo l'auto blu. No, scherzi a parte, come sapete noi abbiamo rinunciato, perché è giusto che prima di tutto siamo noi a dare l'esempio. Una bella piazza. E abbiamo rinunciato ad ogni privilegio, quindi noi avevamo l'auto, abbiamo rinunciato, solo quello è stato un risparmio di 40.000 euro all'anno, lo ZTL, quindi come molti sanno io prendo il 60 da via Romagnoli che mi porta proprio in Campidoglio, come Enrico Stefano del resto. E ieri è successo che, come sapete, eravamo con gli autisti, perché qua stiamo lottando su ATAC, che ora ne parleremo perché il sindaco vuole privatizzarla, no? Perché lo schema è quello classico: prima faccio razzia nelle società, ci metto chi voglio, ci metto i dirigenti, poi dico il pubblico non funziona perché perde e quindi devo privatizzare. Quindi ero ieri con gli autisti e si sono presentati tutti quelli che guidano il 60 e quindi mi hanno detto ti vediamo tutte le mattine. Peraltro c'era pure Cristian Rosso, che è quel ragazzo che avete visto, che ha fatto il video, che ha fatto quel video, e per me e per noi ha fatto benissimo a farlo, perché ha detto solo delle verità, ha parlato, peraltro è qui tra voi, e ha parlato degli squilibri, sta qui, e ha parlato degli squilibri di questa azienda, e per questo ieri è stato sospeso. Quindi ieri, Giampiero, abbiamo visto questa giornata in cui il senatore Azzollini, con i voti del Partito Democratico, anche probabilmente con i voti del senatore Esposito, che oggi è assessore in comune, quindi ha la doppia carica, assessore per la mobilità di Roma, lui è di Torino, ieri si è confuso con l'Ostiense e con la Roma Lido, tanto per dirne una. Va bene, quindi Azzollini è stato salvato e Cristian Rosso è stato sospeso. Questa è la giornata di ieri. Ultima domanda e ti lascio appunto per. Ma è vero che i presidenti di commissione in comune hanno anche loro la possibilità dell'auto aziendale o no? È una... Giampiero mi ha chiesto se anche i presidenti di commissione hanno la possibilità di avere l'auto. È così. Infatti noi abbiamo una presidenza, Daniele Frongia, che infatti ha rinunciato, ed ora vedranno di sopprimere, a settembre sopprimeranno questa commissione che presiedevamo. Perché? Perché aveva lavorato troppo bene, perché lo scopo di questa commissione era individuare gli sprechi, e noi abbiamo individuato 600 milioni di sprechi, che saranno quelli poi con cui ricostruiremo Roma quando governeremo. Vai Marcello, ti lascio. Grazie a tutti. Una piazza bellissima, devo dire che mi fa un certo effetto, perché io non sono solo romano, ma io sono nato in questo quartiere e sono nato proprio qui, sono nato a Viale Gottardo, e peraltro mi fa un certo effetto vedere Giampiero e che Giampiero mi abbia presentato, perché io decisi di entrare nel movimento non tanto tempo fa, a maggio 2012, su un discorso che fece il Presidente della Repubblica, allora Presidente della Repubblica Napolitano, che disse che in Italia bisognava dividere la politica dall'antipolitica, quindi ovviamente descrivendo male l'antipolitica o comunque dandoci dell'antipolitica, e che non bisognava dar spazio a un demagogo, all'ultimo demagogo di turno. Quella è stata la frase, la goccia che ha fatto traboccare il vaso, e qualche giorno dopo ero appunto alla prima riunione del Movimento 5 Stelle e c'era proprio Giampiero ad accogliermi. Comunque devo dire, da romano, ho ricevuto ora una bellissima lettera di una signora di 85 anni, che è la mamma di Lorella e che leggerò alla fine sul palco. Da romano non ce la faccio veramente più, penso come voi, a vedere Roma in queste condizioni. Veramente Roma ha toccato un livello che non avevamo mai visto, forse neppure con Alemanno, perché infatti questo sindaco è andato ulteriormente peggiorando il livello che aveva raggiunto Alemanno.
noi in questa consiliatura, io vedete sono anche stanco di parlare del PD, perché io vorrei parlare di come noi governeremo Roma, perché noi, il Movimento 5 Stelle a maggio governerà Roma. Comunque, questo sindaco, questa giunta PD, questa maggioranza PD, in 2 anni ci hanno fatto vedere 2 cose. La migliore sono state i disservizi che subiamo ogni giorno, la peggiore è stata Mafia Capitale. Questo sindaco si era scelto le sue persone, oggi lui si dice che è ignaro, insomma, che non è colpevole, che non sapeva nulla, eppure ha una responsabilità politica. Quelle persone le ha scelte lui, a giugno 2013, appena diventato sindaco, lui sceglieva 12 assessori, tra questi c'era Ozimo, assessore al patrimonio, lui diceva che era una persona di sua fiducia. Oggi è stato arrestato, il presidente dell'aula se lo sono votato all'unanimità la maggioranza, 29 voti, più 4 voti di opposizione, anche quello è stato arrestato, un presidente di commissione, un presidente di gruppo, ma che altro ci devono far vedere? Invece stanno lì, imbullonati alle poltrone, perché sanno benissimo che se si andasse a votare il Movimento 5 Stelle vincerebbe. E fanno l'ennesimo rimpasto di giunta, il terzo, che è una cosa letteralmente vergognosa, perché hanno messo come assessori, peraltro i ruoli fondamentali come il bilancio e la mobilità, 2 parlamentari, abbiamo causi al bilancio, e Esposito alla mobilità, 2 parlamentari che faranno gli assessori part time. Io vi voglio ricordare chi è questo causi, perché è bene ricordarlo, perché purtroppo nella politica non c'è memoria. Causi fu assessore al bilancio con Veltroni. Veltroni, probabilmente nessuno di voi lo sa, perché è chiaro che l'informazione tende a non passarle queste cose. Veltroni lasciò Roma nel 2008 praticamente fallita, con 12,3 miliardi di debiti. Questi debiti finirono in una cosiddetta gestione commissariale. Causi allora era proprio assessore al bilancio. Infatti ieri gli abbiamo chiesto se ha intenzione di superare questo record di debito di 12,3 miliardi. Noi questo debito lo pagheremo fino al 2050, probabilmente nessuno di voi lo sa. Lo paghiamo con l'addizionale IRPEF, con lo 0,9. Una parte dello 0,4 è stata destinata proprio a pagare la gestione commissariale. Quindi 200 milioni, una rata di 200 milioni che noi pagheremo fino al 2050. E in questi debiti, pensate, c'è una parte di contratti derivati, di questi famosi derivati, per cui abbiamo lottato per 2 anni, perché per 2 anni abbiamo chiesto di vedere questi contratti, la contabilità, i pagamenti che aveva fatto il comune, vedere come mai questo assessore aveva deciso di fare questi 6 miliardi di contratti derivati su cui abbiamo già accumulato una perdita di 200 milioni. Ebbene, dopo 2 anni abbiamo ottenuto l'accesso oggi, quindi lunedì ve lo comunico, è stata veramente una vittoria questa. Lunedì, dopo 2 anni di battaglie, di richieste al commissario, all'assessore, al sindaco, finalmente avremo questi contratti derivati. E vi voglio raccontare anche un'altra cosa, perché questo sindaco che si è detto ignaro, no? Questa è la puntata che si dice, che è una brava persona, che è una persona onesta, che però non si è accorta delle cose, non si è accorta che c'erano 200 milioni di debiti fuori bilancio per le somme urgenze, perché Mafia Capitale con l'urgenza ci ha campato, non si era accorto che pagavamo 35 milioni per dei residence per l'emergenza abitativa, quelli su cui le cooperative hanno speculato. E proprio a questo proposito vi dico che domani si approverà il bilancio. Il bilancio ce l'hanno consegnato, un documento di 100 pagine, tutti i numeri, tanto per farvi capire, quello passato dalla giunta che arriverà in consiglio domani, ce l'hanno passato 2 giorni fa. Abbiamo dovuto fare le nottate a vederci quei numeri, abbiamo scoperto un sacco di porcate, abbiamo scoperto che con questo bilancio daranno quasi 2.000 immobili in concessione, così, abbiamo scoperto che faranno una serie di proroghe,
di proroghe di appalti che stanno in quello stesso settore che è coinvolto in Mafia Capitale. Allora, siccome questo bilancio si approverà domani pomeriggio, probabilmente domani notte, perché loro fanno sempre vedere che lo approvano di notte, che lavorano, noi domani mattina, e vi invitiamo tutti, alle 13, faremo una conferenza stampa in cui tutte queste cose gliele diremo al sindaco. Gli diciamo: guarda, su questo bilancio ci sono tutte queste porcate, quindi non puoi più dire che le cose non le conosci, state continuando a fare proroghe in maniera irregolare. Cosa ci stava a fare l'assessore alla legalità? Questo fenomeno che avete messo per far vedere che ora voi siete puliti, che voi ora fate le cose legalmente dopo che vi siete fatti le campagne elettorali con 145.000 euro, ed era chiaro che dovevate restituire dei ritorni. Noi siamo entrati con 1.000 euro in quattro e in questa maniera abbiamo le mani libere, perché non dobbiamo restituire niente a nessuno. E allora gliele diremo queste cose. Diciamo: guarda sindaco, su questo bilancio, ora lo sai, te lo notifico, sei informato, non puoi più dire che sei ignaro, su questo bilancio ci sono queste cose, che fai? Lo approvi questa notte, sì o no? Perché se approvi questa volta sei consapevole di quello che stai facendo e delle irregolarità che state portando avanti. E vi voglio dire un'altra cosa: in questi anni abbiamo visto di tutto, abbiamo fatto anche una grande esperienza, inizialmente sappiamo fare poco e nulla, ora sappiamo fare, sappiamo come funziona l'aula, sappiamo presentare atti, conosciamo tutte le materie, siamo cresciuti, a noi sono serviti per questo. Ma quello che ci hanno fatto vedere loro è un qualcosa di indescrivibile. Su un bilancio del Comune di Roma, un bilancio di 5 miliardi, ci sono 600 milioni di sprechi. Saranno i 600 milioni che noi andremo a recuperare per ridare i servizi di qualità a questa città. Il programma è molto semplice, e so che è sconvolgente pensare che sia così, ma si tratta semplicemente di recuperare i soldi che hanno distratto agli interessi dei cittadini, che hanno rubato, e di metterli in servizi. L'ATAC è emblematico, e quel ragazzo ha detto le cose vere, per questo lo sospendono. L'ATAC è emblematica da questo punto di vista. Le municipalizzate, ATAC, AMA, ACEA, Risorse per Roma, ZETEMA, sono state usate come bacino di voti. Ci hanno fatto razzia. ATAC era il fiore all'occhiello, era la più grande azienda di trasporti d'Europa. L'azienda di trasporti di Roma era la più grande azienda di trasporti d'Europa. Ci hanno fatto di tutto dentro, hanno infilato 100 dirigenti. L'azienda di Milano ne ha due. Gli autisti che hanno ragione a protestare sono 5.800, sono meno della metà del personale. In un'azienda di trasporti, e ad esempio la concorrente Roma DPL è così, il rapporto dovrebbe essere di 1 a 10 rispetto al personale amministrativo. 10 autisti, 1 amministrativo. Hanno fatto porcate di questo tipo, continuano a spendere decine di milioni per le consulenze. Ai dirigenti gli danno 200.000 euro con premi attribuiti sulla base di criteri ridicoli, quali la puntualità. Andremo a recuperare tutti questi soldi per fare gli investimenti di cui l'azienda ha bisogno, cioè assumere autisti e prendere mezzi. Queste sono le cose che devono essere fatte. Ora vi racconto per Metro C, appalto lievitato di 1 miliardo di euro che doveva finire nel 2011. Ieri ha preso impegno a finirlo nel 2016, dove su questo accordo invece era previsto il 2015, con cui ha dato ulteriori 90 milioni di euro al general contractor, cioè all'esecutore, per le riserve. Soldi che hanno contribuito a far lievitare il prezzo di quest'opera di circa 1 miliardo, siamo arrivati da 2 miliardi e 7 a 3 miliardi e 7 per non arrivare a San Giovanni. Ora voi pensate che cosa avremmo potuto fare con 90 milioni di euro? Con 90 milioni di euro avremmo potuto prendere 1.200 autisti e 350 mezzi, tanto per dirvene una. ATAC
alla metà dei mezzi che non partono perché sono guasti, perché non ci sono i pezzi di ricambio. È inutile che il sindaco dice che le officine sono aperte anche di pomeriggio, anche prima erano aperte di pomeriggio, ma non ci stanno i pezzi. Con 90 milioni di euro avremmo potuto fare i costi dell'assessorato alla mano 90 asili nido, invece continuiamo a sprecare soldi per le grandi opere come la nuvola di Fuxas che non vola e ci butteremo 400 milioni di euro, o come la città dello sport che vediamo l'acquario, certo, la città dello sport che, su cui abbiamo buttato 250 milioni di euro rispetto ai 60 iniziali. Allora, che cosa si tratta di fare? Semplicemente questo, di utilizzare bene i soldi per evitando gli sprechi e rimettendoli in servizi. Noi questo lo faremo perché li stiamo sfiancando, perché non ce la fanno più, perché ormai sono un'armata Brancaleone, sono imbullonati alla poltrona soltanto perché stanno 5 Stelle vincerebbe, ma il Movimento 5 Stelle vincerà e governerà a dovere questa città. Grande Marcello, grazie a tutti. Grande, bravo Marcello. Un applauso solo per te, bravo Marcello. Adesso dal comune passiamo all'Europa con il nostro Fabio.